Allora, avete finito? È l'ultimo sacco. Quando quelli fuori sapranno che invece di 10 milioni di dollari hanno scortato dei sacchi pieni di carta, sai la faccia che faranno? Non ti preoccupare, l'ispettore Ginko sa quello che fa. I dollari veri arriveranno al porto. Direttore, il convoglio con i dollari falsi sta partendo. Io spero che il suo piano diversivo funzioni, ispettore Ginko. Vuol firmare qui, per favore? Mai visto tante precauzioni per andare dalla banca al porto. Teme l'attacco di tutti i gangster della città. Tutti i gangster mi preoccupano meno di un uomo solo. Diabolic. Scusatemi, ispettore, sono pronti. Auguri. Grazie. Sono esattamente 10 milioni di dollari. Va bene, li metta con gli altri. Raffinato, raffinatissimo, ma che finezza. E questi sarebbero dei diplomatici? I migliori del reparto. Meno male. Anche i piedi piatti. E tu saresti un diplomatico? Volevo uomini di classe, con stile, eleganti, snob. Cos'è questo? Ah, mettila lì dentro. Ecco. Meno male che quando sarete in macchina spunteranno solo i vostri cilindri. Su, andiamo. Elicottero zona porto all'ispettore Ginko. Nessun movimento sospetto sotto di noi. Procedete pure nell'azione combinata. Tutto è pronto per l'imbarco. Passo. Qui Ginko, ricevuto. Ma
che succede? Cos'è questo fumo? Cos'è? Ispettore! Ispettore! Cioè, dove sei? Dov'è la morte? Era qui dietro a me! Non la vedo! Dove siete? Dov'è la Rolls? È scomparsa. Ma che dici, imbecille? Siamo saltati giù con i mitra. Ci siamo voltati e sparita così. Eccola! Z3 elicottero X4, attenzione, attenzione, Jaguar Nero è scomparso sotto l'omboscaglia, c'è sfuggita, controllate strada costiera. Ok, ricevuto. Thank you.
Sì, eccellenza. La smetta di dire sì, eccellenza. E anche lei. Sì, eccellenza. Che cosa gli dico io al primo ministro? Sì, eccellenza? Sì, signore. No, signore. Qui bisogna escogitare qualcosa di brillante, signori. Oh, quello lì è capace di trovarsi un altro ministro degli interni. E il mio sostituto potrebbe non avere la comprensione che ho io per il vostro lavoro. Afferrate l'idea? No, eccellenza. È impensabile che un uomo solo riesca a prendere in giro l'intera polizia. Siamo lo zimbello della stampa mondiale e tutti i nostri giornali pretendono che si agisca. Ed è questo che a mia volta io pretendo da lor signori. Un'azione vigorosa e immediata. Anzitutto, e questo pare logico anche a chi non fa il poliziotto, la prima cosa che Diabolik certo tenterà di fare è di portare i soldi fuori del paese. Giusto e logico, eccellenza. Grazie. Ma proprio per questo è improbabile. Cosa? Diabolik giostrerà quei 10 milioni di dollari in ben altra maniera. E quale, secondo lei, sarà questa maniera? Quella che nessuna mente normale può prevedere. Signore e signori, ringrazio anzitutto i rappresentanti della stampa che sono presenti in questo studio televisivo. Questa conferenza è stata indetta con lo scopo precipuo di dare a me la possibilità di farvi una comunicazione di estrema importanza. Il governo, sempre vigile e deciso ad estirpare alla radice la crescente criminalità, ha reinstaurato la già abolita pena di morte. Temporaneamente, si intende. Davanti a questa estrema forma di punizione, gli elementi antisociali della nostra società
Intendo dire i criminali, vero? Allude a Diabolik? Diabolik, già. Vi assicuro che questo individuo, che col suo stesso nome dimostra di avere in dispregio i fondamentali valori della nostra società, farà presto i conti con la giustizia. Bravo! Bene! Questo delinquente paranoico sembra essersi impegnato in una guerra personale contro la società. È una macchia nera del nostro paese, un abominevole esempio di criminalità che ha superato ogni limite imposto dal convivere civile, infrangendo le regole che sono presupposto di ogni libertà individuale e collettiva. A quanto sembra, il suo divertimento particolare e perverso è di farsi beffe delle benemerite forze di polizia. Ma vi assicuro che non riuscirà a farsi beffe di me. Lei si vuole dimettere. Anch'io mi sono dimesso. Il ministro ha presentato le dimissioni e il governo ha deciso di accettarle. Però le mie le hanno respinte. Quindi anch'io respingo le sue. Ma, capo, è inutile insistere. Però, in compenso, e mi è stato molto difficile, le ho fatto conferire i poteri speciali che voleva. Adesso, lei ha mano libera di agire come crede. Ma se questo può aiutarla a catturare Diabolik, non lo so davvero. Mi aiuterà indirettamente. Tanto meglio. Se ha già un piano, lo metta in opera. E in bocca al lupo. Ma questa volta, mi raccomando, risultati positivi. Circondando. Yeah.
accendere il fuoco. Noi ti paghiamo una percentuale, Valmont. In cambio devi proteggere. Tu che fai invece? Io ho una casa di ragazze, la migliore della città. Niente di scandalo. Sono là dentro da 3 ore e noi invece qui sprecate al sole come se non esistessimo. Mi rovinano! Basta adesso! Se tu non sei in grado di proteggerci, Valmont, ci ritireremo dal sindacato. Mi dispiace quello che hai detto, Frank. Non sai quanto. Sentiamo un po', che fiori vuoi? Dico sul serio, che fiori vuoi? Frank, voi non sapete quando è il momento d'abbassare la cresta. Bisogna sapere aspettare. Ora ci troviamo fuori dalle acque territoriali. E... ma quello che arriva è tu. Non fare niente. Quando? Questa notte. Mi hanno sequestrato tutta la droga? Hai portato una brutta notizia. Smetti! Adesso basta, Ginko. Tu, sparisci! Qui parla Ginko. Qui parla Valmont. Valmont, come mai questa bella sorpresa? Se le ho telefonato, ispettore, è per amore della legge e dell'ordine. Bene. Se lei vuole, possiamo concludere un patto, ispettore. Io non scendo a patti con nessuno. I gangster li metto al fresco e poi insegno loro a vivere. Specialmente ora che ho poteri speciali. Diabolik le farà perdere il posto, ma può sempre contare su di me. Lo dico solo nel suo interesse. Lei con me ha tutto da guadagnare, Ginko, e tutto da perdere, se rifiuta. Io faccio il mio dovere, e mentre cerco Diabolik vi liquido tutti quanti, uno per uno. Questa volta non ve la caverete con 30 anni, andrete in prigione solo per 3 settimane. Dopo le 3 settimane sarete impiccati. Per evitare questo spiacevole inconveniente, le consegno Diabolik vivo, in modo che lei possa arrestarlo. Oh, finalmente. Ora sì che ci siamo. Mm-hmm. Non mi ero sbagliato. Come dice il proverbio, per prendere un ladro ci vuole un ladro. Joe. Portami qui il nastro con la registrazione. Tutto è stato fatto democraticamente. 5 voti a favore del mio piano e 3 contro. Ritiro il voto. Non sparare. Ti prego, per favore, no, Valmont. Non sparare. Visto che me lo chiedi per favore, non ti sparerò. Adesso il voto è unanime. Dunque, con
questi poteri straordinari, Ginko ci ha stretto alle corde. Se non stiamo al suo gioco, finiamo tutti al tappeto. E stiamo pure al gioco, ma come faremo? A prendere Diabolik? Disponiamo di mezzi che la polizia non ha. Il guaio è che nessuno conosce né lui né la sua donna. E chi lo ha visto non è sopravvissuto. E con questo abbiamo relazioni, informatori ovunque. Lavorando insieme a un unico scopo, è finita per Diabolik. Ho paura che ti annoi. Preferisco che tu dorma. Scusa, cara, dovrebbero essere arrivati. Chi? Guarda. Il Foreign Office annuncia la visita del ministro delle finanze, Sir Harold Clark, che è giunto stamani accompagnato dalla consorte. L'ambasciata britannica darà un ricevimento in suo onore il 5 luglio. Il 5 luglio? Ma non è il tuo compleanno. Che cosa vuoi che ti regali, cara? Dovrebbe esserci qualcosa che non ho. Questo ricevimento si terrà nello storico castello di Saint-Just, sede dell'ambasciata britannica. Teddy Clark indosserà la sua famosa collana composta di 11 smeraldi di inestimabile valore. Che smeraldi! È ancora aperto, Bella? Dipende. Finora ho rifiutato tutte le offerte. Perché? Costi molto? Una collana di smeraldi. La vali. Monta su. Allora? La stanza di Lady Clark. E quella finestra illuminata lassù. Poi? È entrato un camion con apparecchiature televisive. Controllo a circuito chiuso. Molti agenti? Una trentina all'esterno. 20 dentro fanno i camerieri. E Ginko il maggiordomo? Beh, lui non l'ho visto. Se non l'hai visto, è segno che c'è. Ti ha fermato nessuno? Una ragazza in cerca di clienti mi ha fatto delle domande. Aveva paura che invadessi la sua zona. Una rossa. No, no, niente affatto, ne sono certa. E se ve lo dico io potete stare tranquilli. Non era una del mestiere. No, me ne sono accorta subito. Per me cercava solo di fare la parte. E ti ricordi bene la faccia? Sì, altro che. Mi sono fermata a parlare con lei. L'ho guardata bene. Saprei riconoscerla fra mille. Non devi riconoscerla, devi descrivercela. Lo chiama Tony. Sapevo che Diabolik avrebbe tentato il colpo degli smeraldi. Allora da tu guardarli, sono così belli. Sta zitta, cretina. Meno parli e meglio è. Forse questa è l'occasione buona. Se hai fatto centro, non te ne pentirai, tesoro. Vuole che gliela descriva, allora? Ma non a me, a Tony. Tony era un esperto della polizia.
Struttura del viso? Ah? Così? La faccia era così? No, non rotonda, così. Sì, sì, è lei, è lei. È proprio il suo ritratto. Grazie. Puoi andare per ora. Giù, accompagnala. Fa entrare il dottor Vernier. Forse lui è l'uomo che ci può aiutare. Ti troveremo, bellezza. Prego, si accomodi, dottore. Lei sa di che si tratta. Poter rintracciare quella donna è molto importante per noi. Non è escluso che tra le mie clienti ci sia la signora che voi state cercando, ma come lei sa bene, io esercito clandestinamente. I miei pazienti non gradiscono domande indiscrete. E quindi, anche riconoscendola, potrei non sapervi dire chi è. Sta tranquillo, lo sappiamo noi. È la ragazza di Diabolik. Non si impressioni, dottor Vernier. Stiamo cercando di entrare in contatto con Diabolik per un affare che potrebbe essere interessante per lui e per noi. Guardi. Guardi qui. Venga. Venga, venga. La riconosce? È una sua cliente? Mi dispiace, ma non ho mai visto questa donna. Senta, Vernier. Lei è già stato cancellato dall'albo dei medici. Ma se ha mentito, io la cancellerò dalla faccia della terra. E adesso fuori. Giù. Imbecille. Lo hai spaventato. È diventato verde quando ha sentito il nome di Diabolik. Fatene stampare 5.000 copie e fatele girare. Non deve sfuggirci. Buonanotte. Grazie di essere intervenuti. Buonanotte. 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 No, è stato impossibile. Ah, splendido, se lo vedesse. Grazie al cielo è finita. Ma io spero di no. Se no, perché avrei fatto parlare tanto di quella collana? Non resisterà alla tentazione di quegli smeraldi. Non ci resta che aspettare fino a che scatti la trappola. Eccellenza, vorrei controllare di nuovo le loro stanze. Ah, com'è romantico. Mi pare quasi di vivere ai tempi avventurosi di Robin Hood. Ah,
Quando tornerò a Londra, avrò da raccontare agli amici una quantità di cose emozionanti. Senza dubbio, signore. Ripido, liscio, a strapiombo. Neanche un ragno riuscirebbe ad arrampicarsi. Lady Clark, posso chiederle di lasciare la collana su questo tavolo stanotte? Fa parte delle nostre misure di sicurezza. Va bene, ispettore, se lo crede opportuno. Auguro a loro signori una buona notte. Buonanotte. Buonanotte. E grazie. Sono tutti premurosi. Sempre poliziotti. Sì, ma simpatici. Mettiamo la collana su questo tavolo. Harold, non avrei mai creduto di passare una serata così piacevole. E non ho mai tolto gli occhi dal mio décolleté. Che uomo carino. Affascinante, direi. Guardava la collana, mia cara. Facendo ora? Stanno andando a lavarsi. Ah. Che succede? Che c'è? Si era oscurato. Ti sei messo un po' morbida. Non prenderai freddo? Che fai impalato in mezzo alla stanza? Così rotisci i pantaloni del pigiama, caro, discendono sempre sotto le pantofole. Ah!
colpito, ne sono sicuro. Scendiamo. Ce l'ha fatta, di nuovo. Diamo l'allarme a tutte le pattuglie. Se tenta di fuggire in macchina lo fermeranno ai posti di blocco. Alle pattuglie 9 e 10, controllate la litoranea nord. Passo. Ricevuto. Adirito posto di blocco. Passo e chiudo. La strada per il rifugio è bloccata. Pattuglia 11 al rispetto di 5. Avvistata già a guarniera. Riseguiamo. Non ha via di scampo. E tra noi l'auto della pattuglia 13. Non temere. Dammi una mano. Ti sei fatta male? No, no, non è niente. Ispettore, ci siamo. Bravi. Acciuffatelo e vi guadagnerete una promozione. Be, ma'am. Fill it up, please. Sure thing. Il tigre è nel motore. Tenga il retto. Grazie. Vuole una coda porta fortuna? No, grazie, non sono superstiziosa. Ehi, imbecille, molla l'osso! Se vuoi prendere voi, sempre tutte per te! Pronto? Sì, subito! Ralph! Al telefono! Ralph! Vengo! Chi è? Sono Rudy. Ho trovato la ragazza. È da Vernier. Non ti muovere da lì. Sei certa che nessuno l'abbia seguita qui? Perché me lo chiede? Mi ascolti. Non venga più qui da me. Mai. Ma che cosa sta dicendo, dottore? Lei è venuta a consultarmi come medico e io le do un consiglio per la sua salute e la mia. Nurse? Sì, dottore? Accompagni la signora nella stanza dei raggi. Thank you.
Il gonfiore non c'è più. Dopo i raggi infrarossi si sentirà molto meglio. Ma, mi scusi, deve essere saltata una valvola. Te lo avevo detto che ti avrei cancellato dalla faccia della terra, carogna. Avrebbe già dovuto chiamare. Stai calmo, ce l'abbiamo in pugno. Ci tiene troppo a quella ragazza. È davvero tanto bella? Sì. Soprattutto è intelligente e non fa domande stupide. Fermi. Dai. Enterprise 1333. Ho letto il vostro annuncio per quella Jaguar bianca. Quanto ne volete? 10 milioni di dollari. D'accordo. Più una collana di smeraldi. D'accordo. E che non ti venga in mente di fare il furto, eh? Ho un paio di ragazzi che con le donne sono dei fenomeni. Potrebbe anche esserti difficile riconoscerla dopo. D'accordo, ho detto. Io ho voluto solo avvertirti. Lo hai fatto. Già. Vediamoci stasera al tramonto al vecchio aeroporto. Chiama l'ispettore Ginko. I dollari. Riavuto Eva. Niente collana, niente Eva. Era questo l'accordo. Ma è proprio il solo che tu abbia concluso per oggi, Valmont? Parli troppo per me. Io potrei ucciderti volendo. Su, coraggio. Che aspetti a premere quel bottone? Valmont è indegno anche di un gangster. Signor Valmont. Siamo. Rimani sulla zona. Ok. Laggiù, in quel bosco, c'è una capanna. La tua ragazza è lì. Mai lanciato finora? No. Prima la collana. Fermo. La prendo io. Va.
Già, non te l'avevo detto! Quando ho visto di cadere ho attaccato una bomba magnetica sul tuo aereo! L'infischio! È una trappola, di la verità! Geva laggiù o c'è Gicco? Geva! Io giuro, è nella capanna! E anche Gicco, c'è anche Gicco, la vero? Sì, c'è Gicco, sì! È una trappola. Valmont si è messo d'accordo con Gingo e... Ci stanno circondando. Torna indietro, io li attirerò su di me. Se mi prendono, sai cosa devi fare. Simba. Va, o per noi è finita. Questa volta non ci scappa, è circondato. Con le mani in alto, è finita per te.
questo sarebbe il famoso Diabolik. Sì, professore. Cominciamo subito. Sì, signor. È vero che è morto? Sì. Avvelenato. Ce lo dirà il professor Ferrà dopo l'autopsia. Una domanda ancora. Ma la collana, fate accelerata. La collana sì, ma senza gli smeraldi. Non gli avrai sì. No, gli abbiamo fatto le radiografie. Diria il beta 3. Accertiamo innanzitutto lo stato della necrosi. Non mi sembra contento, ispettore. Che cosa? Confesso che in fondo mi dispiace. Ma che dice? Era diventato lo scopo della mia vita. Mi sembra impossibile che sia morto. Cominciamo dal cervello. Bisturi. I lama tibetani usano questa droga da 3.000 anni. Crea uno stato di morte apparente che dura 12 ore. Dopodiché la morte diventa reale se non viene iniettato un antidoto. Quante ore sono passate, Eva? 11 ore e 57 minuti. Temevo fosse già tardi. Eccola, hanno finito. Per favore, un istante. Qual è stato il risultato dell'autopsia? Sì. Il professore risponderà alle vostre domande tra 10 minuti. Ma una piccola indiscrezione. Mi dispiace, posso dirvi solo che sarà sensazionale. Speriamo bene, abbiamo l'edizione con me. Cosa? Diabolik è fuggito? Fuggito? Ma, ispettore, è impossibile! Non può essere vero! È uno scherzo! È di cattivo gusto! Non è uno scherzo. Ma lo abbiamo visto con i nostri occhi! L'ha visto anche il giudice istruttore! Hanno firmato perfino questo certificato di morte! Sergente, questo è il certificato di morte di Valmont. Causa della morte, 11 colpi arma da fuoco. 11 colpi. 11 smeraldi. Al dormitorio, presto! Ecco, Ralph Valmont. Se per favore vuol firmare il modulo, qui, qui e qui. 4 volte? 4 volte, sì. Mio fratello non era cattivo, mandava sempre i soldi alla mamma. Capisco. Coraggio. Venga, venga. Finalmente ora ritornerà a casa e riposerà in pace. Adesso controlliamo subito se è pronto. Prego. Sì, è pronto. Pulvisaris. Et in pulvere reverteris. Ma che? Smeraldi? Ha visto? Signore, c'è molto da attendere. Senta, signore, mi sa dire se c'è da aspettare molto? Non credo.
con questa taglia colossale, da me voluta, quel criminale non avrà scampo. Perfino sua madre lo consegnerebbe alla polizia. No, signore. Perché dice no, signore? Perché quello la madre non ce l'ha. Ma comunque, la parola no non deve esistere nel vocabolario dei miei collaboratori. Mi scusi, ma vede, il suo predecessore preferiva invece... Quello che preferiva il mio predecessore non mi interessa affatto. Sono io il ministro degli interni e voglio vedere quel criminale al fresco! Mi sono spiegato bene? Sì, signore. Non sa dirmi altro che sì, signore. Con quella taglia sarà l'intero paese a dargli la caccia. Non ci sono se che tengano. Davanti a un miliardo non possono esserci dubbi. Quella taglia gli metterà contro l'opinione pubblica. Avanti. Cosa c'è? Scusi, eccellenza. Un dispaccio personale urgente. Grazie. Scusate. Il suo pessimismo è fuori posto, ispettore. E... sono cose da pazzi. Visto il pessimo uso che il governo fa del denaro pubblico, farò in modo che in futuro di denaro per lui non ce ne sia più. Firmato Diabolik. È uno scherzo. È soltanto un bluff! Signore e signori, il nuovo ministro delle finanze. Signore e signori, questa è la prima occasione che mi viene offerta di rivolgervi la parola dalla televisione nella mia qualità di nuovo ministro delle finanze. Vi parlerò con franchezza, senza nascondervi la gravità dell'impoverimento subito dal tesoro di Stato, su cui naturalmente la sicurezza e il benessere della società sono fondate. Non soltanto centinaia di miliardi delle nostre entrate in banconote e assegni sono andate in fiamme, ma quello che è più tragico, tutti gli accertamenti fiscali riguardanti ogni singolo contribuente della nazione sono andati distrutti. In questa situazione di emergenza io ho preso l'iniziativa, nonché la responsabilità, di fare appello al senso civico e all'onestà di ciascuno di voi, sia che siate in ascolto oppure no. Che ogni cittadino venga a pagare le tasse spontaneamente, nella misura da lui dovuta. Sì, di corsa! Fatto! Sono certo che questo appello non sarà fatto in vano. A mio avviso non è soltanto una questione di onestà civica, è anche un impegno di orgoglio nazionale. C'è in me la certezza che nessuno di voi ne vorrà rifiutarmi il suo aiuto. Un rifiuto non rappresenterebbe tanto un calcio dato a me quanto un calcio al paese. Istruzioni sono state eseguite scrupolosamente. 20 tonnellate d'oro fuse in un solo grande lingotto. Non c'è uomo al mondo che possa trafugarlo, visto quello che pesa. Per favore. 3 pollici di acciaio, lo ricordo. Ci vorrebbero 2 giorni di lavoro per aprire quella cassa. Purtroppo ho sentito dire che le nostre riserve auree si sono piuttosto ridotte. Eh sì, da quando la gente ha smesso di pagare le tasse. Dobbiamo esportare oro per ottenere valuta pregiata.
Formate il convoglio! Operazione Goldman. Operazione Goldman. Qui ispettore Ginko. Mi sentite? Passo. Vi sentiamo benissimo, ispettore. Passo. Abbiamo lasciato la stazione. Chiamerò ogni 10 minuti. Passo e chiudo. Occhi aperti, ragazzi. Danek. Sì, signore. In testa al treno. Sì, signore. Attenzione! Attenzione! Operazione Goldman! A tutte le pattuglie lungo la linea, attenzione! Attenzione! Il treno sta uscendo dalla zona alfa, state in allarme. Riferite immediatamente ogni movimento sospetto. Fermate chiunque si avvicini ai binari secondo gli ordini impartiti. Perquisite ogni auto che tenti di avvicinarsi alla strada ferrata. Ricevuto, ispettore. Non si preoccupi, siamo all'alerta. Le serve aiuto. Mi dia un passaggio, sia gentile. Si figuri se non ne do un passaggio. Sono rimasta senza benzina. Oh, quanto mi dispiace. Oh, sono così stanca. Mi basta che mi accompagni solo fino al primo motel. Tornerò a prendere l'auto domani mattina. Prego, prego, salga. Sì, ma devo prendere la valigia. Ah, ci vado io. Non permetterei mai. Come caro gentile. Guardi però che pesante. Oh, per me mi porterei sulle spalle una montagna. Lei farebbe sollevare il mondo. Indietro. Ma perché? Come mai? È impazzito. Ginko, l'ispettore Ginko. Qui sala comando chiama l'ispettore Ginko. Sala comando all'ispettore Ginko. Qui Ginko, qui Ginko. Che è successo? Che è successo? Un camion si è rovesciato sul binario. Le pattuglie hanno visto una Jaguar nera, è certamente un trucco di Diabolik. Può avere minato tutte e due gli ingressi del tunnel. Forse il suo piano era quello di imbottigliarci. Torniamo indietro prima. È come pensavo, il tunnel è stato fatto saltare con 2 esplosioni, siamo usciti in tempo. Lascio qui Danek. Ora bisogna dirottare il treno.
Ascolti, 3 miglia indietro c'è il vecchio raccordo di Harleyville. Vi porterà sulla linea costiera che passa sul ponte di Lorenzi. Ben fatto, Cinco, è quello che volevo. Accidenti, ci risiamo. Ispettore Ginko, non si sente più niente. Rispondete, su quale canale siete? Thank you.
siamo spinti fino a 45 metri. Abbiamo ispezionato tutta la zona. E allora? Niente, ispettore. Nemmeno una traccia. Quel dannato cassone è scomparso. Ma come ha fatto a scomparire? Pesa 20 tonnellate. Questo laser abbiamo risolto il problema. Di quest'unico blocco d'oro possiamo fare quanti lingotti vogliamo. L'oro fonde a una temperatura inferiore a quella di fusione dell'acciaio. Questo è l'unico modo per estrarlo. Parla, Gingo. Ispettore, l'abbiamo lasciata libero di prendere le misure più stravaganti per far arrivare quell'oro a destinazione sano e salvo. E invece, com'è finita? Cosa gli racconto ora al ministro? E lui che gli racconta al Parlamento? Eh? Che siamo tutti un branco di incapaci e di imbecilli? Scusi, ma stai esagerando. Ah, sto esagerando? Non mi faccia ridere! Allora, professore... Sì, sì, ecco, ispettore, ci siamo. Rileva delle tracce. Tracce di che? Di radioattività. Ho preso la precauzione di rendere leggermente radioattivo il cassone. Allora c'è una speranza di recuperare l'oro. Non solo l'oro. Se Diabolik l'ha portato nel suo rifugio, c'è speranza di recuperare anche il resto. Allontanati, Eva. L'oro fuso non piacerebbe alla tua pelle. Amore, sta attento. Sta tranquilla. Con questa tuta potrei andare anche al centro del sole. L'allarme. È entrato qualcuno. Ci hanno scoperto. Galleria 7, non ci troveranno mai. Vieni anche tu con me. Voglio aprire le chiuse. Annegheranno come topi. Ma ti aspetto qui, non voglio andare sola. Non sarai mai sola finché vivo. Adesso va. Thank you.
Per favore. Ora basta, per favore. Su, basta, andate, andate. Che barbarie mettere così in mostra le spoglie del nemico. Il ministro. Comunque è un'ottima pubblicità. Fa sgombrare tutti quanti. Sì, signore. Per favore, signori, tutti fuori. Tutti fuori, per favore, signori. Stavo aspettando. Ero certo che sarebbe venuta a rivederlo. Mi lascia ancora qui un istante, da sola. Sa quanto le sono grata. Ha, 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 ha